Siamo qui al primo congresso nazionale di CEPIUCI e volevo presentarvi il decano della CEPIUCI, uno dei fondatori inizialmente, e rappresenta la Sicilia. Salvatore Di Stefano, il nostro veramente uomo leader che ci ha sempre guidato per la sua saggezza e ci ha dato sempre consigli bellissimi. Che idea hai avuto di questo congresso, di questo nostro primo congresso, Salvatore? Era necessario fare questo congresso perché c'erano dei problemi, per cui questo congresso non solo perché erano passati 4 anni, ma anche per vedere come ci organizziamo in questi problemi che sono venuti a determinare. Per cui in Sicilia bisogna riordinare un po' tutto, perché tutti conoscete che la situazione che ci sono anche da un punto di vista politico, però politico che poi riflette anche per le imprese, in quanto avevano bloccato tutti i finanziamenti. C'era un ente regionale che si chiama CRIES e i finanziamenti erano stati bloccati. Ora finalmente siamo riusciti a far nominare un commissario e molte, molte, molte pratiche vengono lavorate e la gente oltretutto allarga anche l'impresa perché sono state messe a disposizione dei capannoni e la Sicilia finalmente, nonostante la situazione che ci sono sbloccati dei finanziamenti che c'erano i fondi all'1%. Naturalmente le aziende riescono a lavorare meglio perché erano in tuguri e un forte non erano sufficienti anche per la grande impresa, sia a Catania, sia a Palermo, sia a Messina, a Agrigento, Enna e Ragusa. Per cui dico, stiamo lavorando, questo congresso ha stabilito determinate cose che servono anche per poter noi riprendere il ritmo che avevamo una volta, che eravamo uno dei primi nel settore dell'artigianato e dell'impresa. Naturalmente ci vuole molto, non tutto si fa con una bacchetta magica, però siccome noi abbiamo la volontà di portare avanti anche col supporto nazionale, penso che anche questa volta supereremo un po' questa situazione che Salvatore, si è venuta a creare. che ne pensi di questa nomina all'unanimità di tutta l'Assemblea che ti ha voluto presidente onorario di CEPIUCI? E devo dire, noi come dicevamo in quella come siamo, prima siamo stati un'altra organizzazione che non conoscevamo, poi da allora stiamo con Rolando Marciano, da allora noi ci conosciamo, lui veniva spesso in Sicilia anche in momenti particolari, per cui penso che con questa, come dicevi tu, la domanda. La nomina tua a presidente onorario Sì, della CEPIUCI. il mio voto è consultivo, però penso che se è necessario, penso che un contributo posso ancora darlo, perché mi sento di darlo. Assicuramente, la tua esperienza, la tua saggezza sicuramente servirà a tutta la CEPIUCI. Grazie, Salvatore. Grazie a te.